Sapevamo che la partita poteva essere complicata perché la Drense viene da 6 risultati utili consecutivi, ha preso un solo gol nelle ultime 4 e in trasferta è una delle migliori del girone di ritorno. Con questo biglietto da visita è chiaro che puoi concedere qualcosa, anche se non siamo stati perfetti nella fase difensiva, soprattutto nei primi 30 minuti, dove nei primi 15 abbiamo subito 2 ripartenze assolutamente evitabili, quando comunque anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni da gol. Se poi nel primo tempo il Modena va in svantaggio e segna i gol che deve fare, sarebbe stato comunque sicuramente in vantaggio. Mentre il secondo tempo siamo stati più equilibrati, più accorti dietro, volevamo più palleggio e ancora una volta da un grande cross laterale è arrivato un colpo di testa che ci ha portato in vantaggio, poi potevamo chiuderla la partita 2 volte con Ferrari, è stato molto bravo il portiere avversario e ora abbiamo rosicchiato quello che volevamo, essere arrivati a 3 punti dalla Pergolettese, che è la prima volta che mi sentite parlare, e finalmente giocheremo questa partita perché me l'avete chiesto da metà gennaio quando sono arrivato qua. Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi che ci chiedono sulle condizioni di Ferrari. Non so se penso fossero crampi, adesso noi abbiamo allenamento domani mattina proprio per ripristinare al meglio quella che è la condizione e il recupero di chi ha giocato e il lavoro per chi non ha giocato. È una giornata infrasettimanale, 800 paganti più gli abbonati e come ci ha spinto la curva è un ringraziamento di cuore che io faccio veramente al popolo gialloblu.